piccolo collegio in una piccola frazione vicino a Berlino, dove non stavo male, ma dove mi sentivo terribilmente sola, perché sapevo che Berlino era terribilmente bombardato e sapevo mio fratello, che io amavo molto, a Berlino. Mi riportarono a casa, a Berlino, nell'autunno del 44, e vidi una città già quasi per l'80% distrutta, cioè Berlino, e una città che era ormai tutto un rogo. La strana coincidenza nella mia vita a Berlino era questa zia acquisita, cioè la sorella di mia matrigna, che lavorava con tristemente famoso ministro della propaganda Joseph Goebbels, e Joseph Goebbels si era inventato un'azione propagandistica ridicola che non serviva a nessuno. Quindi chiamavano a turno gruppi di bambini, ovviamente bambini che avevano aderenze, come noi che avevamo questa zia che lavorava al Ministero della Propaganda, e chiamavano nel bunker di Hitler gruppi di bambini, operazione propagandistica. Dovevamo anche comparire nella cosiddetta Wochenschau, cioè nel cinegiornale che davano prima di un film, che poi nessuno andava più al cinema. E quindi anche noi siamo stati inseriti in questo fantomatico, in questa fantomatica visita da Hitler nel bunker. Ed effettivamente io non ci volevo andare, ma ci hanno detto: è l'unico posto dove ancora si mangia, l'unico posto dove ancora potete riempirvi la pancia. E così un giorno venne un bus, un autobus, e si chiamava Koch, perché andava a carbone, aveva dentro una caldaia che era alimentata col carbone, perché non c'era più carburante. La Germania, quel poco di carburante che aveva, serviva ovviamente a scopi bellici. Quindi salivamo su questo autobus, c'erano già molti bambini dentro, siamo partiti. Sapete, io ero a un posto finestra. Accanto a me c'era mio fratello, di 3 anni meno di me, e io ho guardato fuori e ho visto, come in un film orribile, passare strade sconvolte, palazzi che bruciavano, una città che non era più una città. Ho visto tanti morti per strada, tanti cadaveri. Allora io ho preso il bavero del mio cappottino e l'ho messo sugli occhi di mio fratello, perché mi sono detto: non è possibile. Mi sono chiesta a 5 anni in che razza di mondo vivo. Siamo arrivati al bunker e ricordo anche questo bene: attraversando una città che bruciava, a destra e a sinistra palazzi che bruciavano, e arriviamo effettivamente alla nuova cancelleria. Sotto c'era l'enorme bunker di Hitler, e anche questo scorderò mai. C'era un portellone di cemento che si apriva, noi siamo scesi e immediatamente mi sono accorta di alcune cose. Una grande puzza, perché anche lì i gabinetti erano già intasati, perché a Berlino le tubazioni, insomma, era ormai tutto saltato. Poi c'era una strana luce data da generatori di corrente, evidentemente. E poi c'era un rumore monotono, tac, tac, ed erano i condizionatori di aria che dovevano depurare l'aria che veniva da fuori, e invece erano guasti, quindi portavano dentro il puzzo di incendio, che è un odore orribile. Arriviamo lì e mi sono detta: l'unica cosa che voglio è che adesso ci diano da mangiare. Invece no. Prima dovevamo subire una visita, perché se un bambino, uno di noi,
avesse avuto una malattia eclatante, tipo una tosse, eccetera, veniva escluso. Una visita, anche questo ricordo bene, ci fecero con un coltellino, una crocetta sul braccio sinistro, e credo che fosse una specie di, o di prevenzione o di una sorta di vaccino contro la tubercolosi. E dopo la visita mi sono detto, adesso ci daranno da mangiare. E invece no, ci misero sotto la lampada al quarzo. Spesso mi hanno chiesto, ma è poi vero questa storia? Io non posso, cioè non ti puoi inventare cose storiche, non hai il diritto di farlo, quindi è vero. Poi la Germania all'epoca era molto avanti tecnologicamente, perché se pensiamo che tuttora i cosiddetti aerei americani, quelli invisibili, non so come si chiama, i drone, il progetto che poi è andato in mano agli americani era più o meno quello di quello che avevano all'epoca, quindi cosa vuoi che sia una lampada al quarzo? Ci hanno messo sotto la lampada al quarzo per darci un po' di colore, perché Adolf Hitler ha fatto sì la guerra, sapeva che ha perso diverse generazioni, questo non gli interessava, però e ha messo in grave pericolo e alla fine ha anche sacrificato un'armata intera a Stalingrado, dicendo dovete insistere e dovete resistere, nonostante che neanche Dio avrebbe più potuto salvarli. Questo Adolf Hitler però non voleva vedere un bambino pallido. Il paese moriva di fame, ma i bambini pallidi lui non li voleva vedere, quindi ci hanno messo sotto questa la lampada al quarzo. Poi finalmente ci hanno dato da mangiare, abbiamo subito anche vomitato, perché se non mangi per tanto tempo non reggi. Abbiamo chiesto il bis, ci hanno dato il bis, abbiamo dormito lì. Anche questo ricordo, cosa curiosa, siccome i gabinetti non funzionavano più bene, c'era un corridoio, il nostro dormitorio, letti a castello, e nel mezzo della porta, perché noi vedessimo bene, c'era un vaso da notte, in modo che se dovete andare di notte, se avete bisogno, c'era un vaso da notte. La mattina dopo mi sono detta, adesso chissà cosa succede, il Führer arriverà fra poco poi era quasi mezzogiorno. E cosa hanno fatto? Ci hanno fatto le prove, tutti in riga. Non dovete tossire davanti al Führer, non dovete chiacchierare davanti al Führer, non dovete dire niente davanti al Führer, dovete stare fermi davanti al Führer, dovete rispondere solo ja oppure nein, mein Führer, se vi fa una domanda. E dopo queste prove effettivamente abbiamo avuto una buona colazione e finalmente verso mezzogiorno è arrivato il Führer in questo bunker orribile, dall'aria proprio funesta. È venuto dentro dalla parte sinistra, mi ricordo bene, con alcune guardie del corpo e una donna che reggeva un cesto. E io non credevo ai miei occhi, perché venne dentro un uomo che sembrava un vecchietto, trascinava una gamba. Era strano in tutto il comportamento. Era molto curvo, aveva un braccio, quello sinistro, molto strano, anche perché alcuni mesi prima Hitler aveva subito un grave attentato, durante il quale ancora una volta lui non era morto, erano ancora una volta morti gli altri. Arriva dentro questo uomo, va avanti, e adesso si sa, e si sa per certezza, che Hitler soffriva di uno stadio già avanzato del morbo di Parkinson, e si sa anche che il suo medico, il dottor Morell, gli dava circa 28 medicinali al giorno, calmanti, euforizzanti, sonniferi, antidolorifici, oppioidi, iniezioni di glucosio, morfina e un certo ormone estratto dalla prostata dei tori. Forse era per agevolare il suo rapporto con l'amante segreta Eva Braun.
Questa è un'ipotesi storica, perché nessuno è riuscito mai a dare testimonianza che cosa facesse Adolf Hitler con la sua amante nella loro camera da letto, forse giustamente. Lui viene avanti, dà la mano alla prima fila dei bambini, compreso a me, e niente, mi chiede solamente come ti chiami? Helga. Ti piace stare qui con noi nel bunker? Mi sono detta. Come mi piace stare nel tuo bunker? Ho detto, ja. Niente, era tutto lì. Lui ha finito di dare la mano alla prima fila dei bambini, ci ha augurato buona fortuna. Se n'è andato. La donna col cesto ci ha dato una barretta di mazzapane, che per noi, che non mangiavamo né dolci né niente, era una cosa, un regalo incredibile. Buona fortuna e se n'è andato. Il resto, niente, devo finire e voglio finire, perché questa era veramente tua testimonianza. Attraversammo di nuovo la città agonizzante, infine ci fu la battaglia per Berlino, finalmente la guerra finì. Tutto il resto sarebbe ancora da raccontare, ma la voglio finire. Voglio concludere con queste parole. Quando alla fine della guerra a Berlino le armi finalmente tacquero, noi sopravvissuti, che uscivamo dalle cantine e dai rifugi, non somigliavamo affatto a quella razza superiore della quale avevo sentito parlare fino alla nausea nella Germania nazista. Ma eravamo solo povere, denutrite e sporche ombre. Perché la fine di quell'ipotetico Terzo Reich, di quel ipotetico millenario Reich sognato dal Führer, fu mesta, ingloriosa e miserabile. Grazie. Fa fatica a parlare. Adesso Helga è disponibile anche a qualche domanda, se volete chiedere qualcosa. Nel frattempo abbiamo concordato insieme di leggere un piccolo pezzo di Primo Levi. Sapete che il suo libro, Se questo è un uomo, è un libro straordinario, quindi nel frattempo che voi potete pensare anche, se volete fare qualche domanda, Federica si è data disponibile. La ringrazio, fate un applauso. E leggerà un piccolo tratto di questo libro che, se non avete letto, vi consiglio assolutamente di leggere, perché Primo Levi è uno dei grandi testimoni del nostro tempo. Grazie Federica. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. Grazie. Grazie Federico. Bene, adesso qui ho un microfono e se qualcuno vuole fare delle domande, vuole anche, Helga è disponibile, anche domande sulla storia che ha raccontato, o vuole dire qualcosa, come al solito, se qualcuno rompe il ghiaccio, dopo seguono anche gli altri. Chi lo vuole? Ah,
Come ti chiami? Roberta Piccardi, insegno al Galvani storia e filosofia. No, ho i capelli bianchi, quindi è difficile. Prima di tutto la ringrazio per la sua testimonianza e confesso che è anche difficile per me in questo momento porre delle domande, perché proprio provo un imbarazzo, una timidezza a porre delle questioni storiche di fronte al suo vissuto personale. Però, visto che lei ha fatto anche dei riferimenti storici, che penso che sia importante anche dare ai ragazzi una prospettiva storicizzante che aiuti a capire e non solo appunto ad avere un forte impatto emotivo, anche perché l'obiettivo comune di tutti noi è quello di evitare che quello che è successo si possa ripetere. Volevo sollevare una questione rispetto al problema della questione della colpa, la Schuldfrage. Anche il segretario Palmieri ha fatto riferimento al fatto che anche i tedeschi debbano essere considerati piuttosto vittime che carnefici, e lei nel suo discorso introduttivo ha parlato di Hitler come un fanatico, un pazzo. Ora, io condivido moltissimo tutti gli accenni che lei ha fatto alla comune responsabilità dei vinti e dei vincitori, il riferimento a Dresda, e la voglio assicurare sul fatto che a scuola non si fa più la storia dei vinti, perché per fortuna gli storici ci offrono degli strumenti diversi, però mi chiedo se forse sia più utile, anche proprio per evitare che tutto si ripeta, considerare tutti responsabili, non solo i tedeschi, ma anche tutte le popolazioni europee in cui l'antisemitismo era diffuso a partire dalla fine dell'Ottocento, si rafforza parallelamente alla nascita e alla diffusione dei nazionalismi. Questo forse, cioè, è successo in Germania, ma poteva succedere altrove, e tutti gli altri regimi collaborazionisti hanno contribuito alla Shoah. Quindi forse non è più, diciamo, utile per evitare che tutto si ripeta, considerarci tutti responsabili di quello che è successo. Qualcun altro? No, vorrei, è già rispondi una domanda Elga, un po' sì, complessa. Rispondi a questa, poi sì, prepari un ragazzo. Mi sentite? Intanto io personalmente sono convinta che non esiste colpa collettiva, è però anche vero che l'antisemitismo è esistito già molto prima, specialmente nelle università tedesche, eccetera. Quindi il seme c'era già. E forse il seme c'era già anche in Richard Wagner, addirittura. Ma comunque, bisognerebbe sapere come è nato comunque il nazismo e come sono riusciti a prendere piede tutti questi pochi uomini che fin dall'inizio erano attorno a Hitler, che non erano in fondo molti. Erano pochi e molto fanatici, ed erano ognuno di loro un tipo strano, e probabilmente alcuni di loro all'inizio non erano neanche antisemita. Se pensiamo che Hitler addirittura, quando aveva 20 anni a Vienna, era poverissimo, dormiva negli asili per poveri, dipingeva bruttissimi quadri, e gli unici che li compravano questi quadri erano gli ebrei. Già questo non si capisce perché è nato poi così questo odio contro gli ebrei. Io sono anche convinta che alcuni degli uomini, per esempio Himmler, oppure anche lo stesso Hermann Göring, che veramente all'inizio non era tanto antisemita, perché all'inizio si è anche un po' opposto a certe cose, perfino alla guerra, ma era tutto il sistema. Cioè, dal momento che alcuni uomini hanno giurato, praticamente si sono venduti l'anima al diavolo, quindi dopo è venuto tutto da solo. Se Hitler non voleva gli ebrei, loro hanno aderito a questo progetto a occhi chiusi. Hitler ordina e si deve fare. C'era questa legge non scritta, il Führerprinzip, era il principio del Führer. Chi faceva parte della grande gerarchia era non scritta questa cosa.
Oltretutto Hitler difficilmente ha firmato documenti che poi lo avrebbero compromesso politicamente all'estero. C'era questo Führer, questo principio del Führer. Lui convocava: io voglio questo e voi eseguite. E questi si prendevano tutta la responsabilità e eseguivano molto più e molto più zelantemente di quello che forse lui avrebbe voluto. Per esempio la T4, l'azione T4, cioè questo tentativo di sterminare tutti i malati mentali, tutti i troppo anziani, tutta una categoria di persone che doveva morire. E lui ha dato questo input. Ad un certo punto davanti a Hitler si è presentato uno che ha detto: qui c'è un padre e una madre che hanno un bambino demente, che è totalmente è demente, no? E questi genitori sono disperati perché sanno che questo bambino non guarirà mai, sarà sempre così. E Hitler ha detto: in futuro io vi autorizzo in questi casi di dare una puntura a questi malati, grandi o piccoli che siano, per farlo morire, per dare una clemente morte. Tutto lì hanno costruito una cosa terrificante: diverse fabbriche della morte. Intanto una legge che tutti gli ospedali dovevano firmare chi è così, chi è malato grave, chi è questo, chi è, specialmente i bambini down. I bambini down erano già decisi fin dall'inizio che non dovevano sopravvivere, tutti i bambini down, diciamo gli istituti dove partorivano le donne, c'erano dei responsabili sotto la tua responsabilità, tu devi segnalare quando nasce un bambino down. E questo veniva messo su una lista e alla fine, con una scusa qualsiasi ai genitori, noi mandiamo il tuo figlio che ha questa, che è un down, che allora non si chiamava così, in un ospedale dove sarà curato, state tranquilli, vi daremo notizie. I genitori non lo credevano, il bambino veniva mandato direttamente in alcune fabbriche della morte che erano state attrezzate proprio con le prime camere a gas. Il bambino veniva gasato e poi arrivava una lettera ai genitori che diceva: purtroppo non potevamo fare niente perché è morto di un'altra malattia, eccetera. Allora, il Führer principio. Quindi, e poi c'era anche i gerarchi. Tutti quanti si sono arricchiti in un modo indescrivibile. Se pensiamo che Hermann Göring ha saccheggiato mezza Europa, è andato nei musei, ha detto: questo è mio, questo è mio, questo per Hitler. Cioè, fino a questo punto sono diventati tutti straricchi, avevano delle residenze incredibili. A Berlino si sono appropriati anche delle cose del demanio, tutto nostro. Quindi io non so perché esseri umani alla fine si vendono letteralmente l'anima al diavolo e alla fine costruiscono campi di sterminio, cominciano veramente a odiare anche nel senso pratico gli ebrei, perché Eichmann ad un certo punto ha fatto solo il burocrate, no? Cioè in fondo lui era anche capace di dire a Gerusalemme: io in fondo non sapevo, io ho organizzato solo i treni, non mi sono posto dove andavano e per fare cosa. Quindi questo terribile principio, questa paura di cadere nella disgrazia del Führer e questo terrore fra di loro anche, cioè questo ha fatto sì che sono nati ferocissimi antisemiti che forse prima non lo erano ancora o forse prima lo erano già, ma in realtà però poi sono nati questi campi. Sì, è un discorso che non è molto lungo e oltretutto io non sono una storica, io sono solo una che è vissuta lì
Un pochettino so di quella storia, ma ovviamente non veramente a livelli totalmente storici. È vero però che uno si chiede come mai che poi alla fine, perché io ho a casa un libro che è la mappa dei campi di concentramento, ce ne sono stati molti, molti di più di quello che si sa solo dei grandi campi di sterminio, Buchenwald, Auschwitz e tanti altri. Ci sono stati moltissimi, non di sterminio, comunque dove vigeva la legge di tu sei prigioniero e tu devi lavorare con poco cibo finché non morti, cioè no, la mano d'opera gratis. E quindi che questa cosa è andata fino a quel punto che nel 1944 c'erano gli americani che sorvolavano Auschwitz e che poi c'è stato anche un signore, un prigioniero di Auschwitz che è andato dagli americani, è andato dagli inglesi e ha detto io sono testimone oculare, sapete cosa succede lì, camere a gas, eccetera, eccetera. Ed è tuttora, secondo me, non è chiarito perché non sono intervenuti. Perché qualcuno ha detto era più importante portare la guerra alla fine, no? Vincere Hitler e il nazismo. Intanto lì continuavano, perché se avessero smesso anche solamente, non so, qualche mese prima, qualche milione di questi 6 milioni di ebrei si sarebbero salvati. Invece anche lì, non so, gli alleati, non, forse era un problema in più, ma non è giustificabile. Non è giustificabile, dicendo io non ci posso credere, punto, finito. Che poi sono arrivati i russi che sono arrivati ad Auschwitz cascando dalle nuvole, vedendo questa cosa indescrivibile, no? Sapete a Buchenwald cosa hanno fatto gli americani a Buchenwald? Siccome Buchenwald, il campo, no? Che non era necessariamente un campo di concentramento, di sterminio, ma anche lì morivano in tantissimi, finita la guerra, gli americani, siccome Buchenwald come campo ha fatto affari con Weimar, che era vicino, hanno ordinato cose, hanno fatto affari, Weimar, la città, ha fatto affari col campo. Finita la guerra, gli americani hanno convocato i cittadini di Weimar, venite qua. Dovete, cioè ordinando, venite qua. Li hanno portati attraverso il campo, facendo vedere le fosse aperte, tutti i cadaveri, e questi sono cascati dalle nuvole. Quindi, allora, io non so se mi sono perso per strada con questa domanda. È vero che molti non sapevano. Sapevamo quello che diceva la propaganda, che gli ebrei venivano mandati in campo di lavoro, perché erano colpevoli di tante cose, innanzitutto del fatto che la Germania aveva perso la prima guerra mondiale, cioè dovevano trovare una giustificazione, perché gli altri erano stati più forti, quindi ovviamente sono stati gli ebrei, che poi è stata una gran balla, non è vero, comunque lo hanno sostenuto, Hitler lo ha sostenuto fino alla fine, e quindi il popolo oltretutto non doveva sapere fino a che punto. C'era questa fantomatica televisione che, voglio dire, anche in televisione dicevano, io ho un filmato dove dicevano alla popolazione, comunque non quei tanti che avevano un apparecchio, noi gli ebrei sono troppo insolenti, vanno in America e dicono che gli ebrei sono perseguitati, invece stanno benissimo in Germania, non è vero niente, e noi insegniamo solo, noi nei campi di lavoro facciamo su di loro un lavoro di rieducazione civile, come stare in un paese civile, mentre in realtà diceva totalmente il falso, perché sappiamo tutti, ed è storia, e lo dicono i testimoni, eccetera, eccetera. Gli ebrei arrivavano sulla rampa di Auschwitz e di altri, Auschwitz è solamente l'emblema di tutto questo orrore, e venivano subito divisi, i gemelli al dottor, della, come lo chiamavano, l'angelo della morte, e i molto anziani subito
a sinistra, quelli che potevano ancora lavorare a destra, se c'era una madre ancora giovane con due bambini piccoli e uno in braccio, le venivano strappati i bambini, perché i bambini dovevano essere nutriti, non potevano lavorare e quindi dovevano morire. E poi in un giro di 20 minuti. Cioè, era tutto pronto, no? Con questo ciclo B era molto rapido. E quindi non so, il discorso porterebbe molto, molto lontano, non vorrei adesso fare la storica perché non lo sono, anche se ne so ovviamente molte cose e il nazismo è una mia ossessione, se non altro per mia madre che mi dà un senso di colpa riflesso che non dovrei avere, perché io mi sento anche in qualche modo vittima di un regime criminale, sanguinario, indescrivibile, si spera davvero che questo non possa mai più succedere. Succedono altre cose orribili al mondo tuttora, io mi sento impotente, io posso fare poco o niente, posso solamente dire, posso testimoniare che il nazismo era brutto anche per gli stessi tedeschi, perché insomma non è giusto e non è neanche facile avere la consapevolezza che la tua infanzia è stata rubata da una madre che non ti voleva, da un regime che alla fine non solo ti negava ogni diritto a essere un cittadino, che avesse i suoi diritti, ci sono anche i diritti dell'infanzia, invece se tu a un bambino vieti di dire certe cose e a scuola gli dici delle cose che sono delle grandissime bugie, capito? Se questa la gioventù tedesca fin da 8 anni e la costringi poi a un certo punto di entrare nella gioventù hitleriana e tu insegni a questi giovani, anche se era timido, se non sai dare botte, se non sai dare un cazzotto in faccia al tuo compagno che sanguina e poi ti do anche un premio, insomma, se tiri su una gioventù così fin dal primo momento, io tutto questo ancora mi sgomenta. Io sono contenta che mio fratello era troppo piccolo per non entrare nella gioventù hitleriana, mia madre avrebbe sognato che io entrassi nella BDM, che era la sezione femminile della gioventù hitleriana, e allora avrei avuto l'uniforme della gioventù hitleriana e sarei diventato forse un'adulta anche in qualche modo invischiato in questo regime orribile. Mia madre questo sogno non si è avverato, io quell'uniforme non volevo metterle né prima né dopo. E quindi ho finito di rifare un lungo giro attraverso una domanda, mi scuso. Abbiamo un'altra domanda. Ho visto una mano alzata. Dopo se qualcun altro... Buongiorno, grazie, la ringrazio anch'io. Anch'io sono un'insegnante e ho qua degli studenti. Ed è un'occasione veramente straordinaria quella di poterla ascoltare. La mia domanda, io sono un'insegnante di italiano, di letteratura, e anch'io ho un po' l'ossessione dell'infanzia violata e ho l'ossessione dei totalitarismi, ma ho anche l'ossessione della letteratura. Quindi la mia domanda vorrà vertere su questo tema che forse oggi è stato, per ragioni ottime, messo forse un pochino in ombra. Lei è anche una scrittrice. Quindi quello che io le chiedo è come lei ha vissuto l'urgenza di trasformare l'esperienza interiore e relazionale della sua vita in romanzi o libri testimonianza, quale è stato per lei anche il passaggio dalla testimonianza all'arte? Arte non so. È successo. Io volevo sempre fare la scrittrice, sempre. È stata l'unica certezza nella mia vita. Già quella volta che mi trovavo in quella cantina da sola, non voglio dimenticare. Volevo sempre fare la scrittrice. Effettivamente ho cominciato molto presto, a 16 anni circa. Ho scritto sempre romanzi d'amore, sempre romanzi di mamme che poi litigano con i figli che poi si uniscono, sempre queste cose, la mia tematica ovviamente, già terapeutica, ho un tentativo di essere terapeutico,
fin dall'inizio, no? Prima ho scritto in tedesco tutte quelle robe inutili che non voleva nessuno. E poi in Italia ho cominciato a imparare la lingua, soprattutto perché volevo scrivere in italiano. E ho scritto anche tanti libri in italiano. Cioè, mio figlio può essere testimone che da quando si ricordi io ero sempre lì con una macchina da scrivere, a scrivere, insomma, ho sempre scritto, tanto più che lui era ancora piccolo, voleva anche lui una macchina da scrivere per bambini e si è messo a fare i giornalini, i giornaletti, anche lui a casa, no? Quindi era un po' il mio destino che volevo realizzare, però nessuno, nemmeno in Italia, mi prendeva niente. Poi un giorno ho scritto un libro che si chiamava, e si chiama ancora, La bambola decapitata, fiction. Molto curioso come libro, come fiction, così, un romanzo d'amore. E l'editore bolognese aveva un amico alla stampa, al giornale La Stampa di Torino, e questo amico Antonio Bagnoli ha detto: senti, io chiedo se ti faccio un servizio. E effettivamente attraverso un telefono Gabriele Romagnoli della Stampa di Torino mi intervistò attraverso il telefono e dice: insomma, questa bambola decapitata, ma sì, carino, ma come dire, non ci interessa più di tanto, insomma, non. Poi dimmi qualcosa di te, dimmi da dove vieni. Che, e io gli ho detto in 10 frasi: ma sono cresciuta a Berlino, sai, mia madre mi ha abbandonata, e poi alla fine ho scoperto che era guardiana, che era nelle SS, eccetera, eccetera. Lui ha detto: ma dici la verità o cos'è, una storia questa? Dico: no, è la verità. Gabriele dice: ma tu sei matta, tu scrivi questa cosa.